Si è in condotta a tutti gli studenti. È la decisione shock di Giuseppe Lattanzi, dirigente scolastico del liceo artistico Boccioni Palizzi. Gli studenti sono stati puniti dal dirigente re di aver occupato la scuola a dicembre e di aver protestato e denunciato al provveditorato e alla provincia di Napoli le cattive condizioni in cui versa l'istituto. Gabriele, oggi consegna delle pagelle, sei in condotta a tutta la scuola. I motivi? Noi siamo venuti a sapere di questo sei in condotta una settimana fa, si è diffusa la voce che fosse stata presa questa decisione dai consigli di classe a causa delle varie proteste, delle varie mobilitazioni che ci sono state da parte degli studenti della nostra scuola. Questa decisione sarebbe stata presa per dare un segnale, ovvero i consigli di classe hanno votato a maggioranza e non all'unanimità, hanno votato a maggioranza, così ci è stato detto da alcuni docenti, che tutti gli alunni dovessero avere un sei in condotta, tutti quanti, indiscriminatamente, anche alunni disabili, anche persone che a queste mobilitazioni non hanno mai preso parte e non c'entrano niente. Indiscriminatamente tutta una scuola ha preso questo 6 in condotta, questo voto di valutazione, che tra parentesi una valutazione servirebbe a correggere i propri errori, a migliorarsi. Una valutazione del genere non riesco a capire davvero a che cosa possa servire. Irene, come si sono articolate le vostre proteste? Allora, nel mese di ottobre, novembre e dicembre noi ci siamo mossi tramite occupazioni, autogestioni e andando direttamente sotto la provincia per i problemi che ci aveva causato la palma che era caduta nel giardino, che era comunque il punto di ritrovo in caso di incendi, terremoto o qualsiasi altre cose. Fortunatamente il problema della palma è stato risolto, quindi ora il giardino è di nuovo libero. E comunque ci troviamo ad affrontare altri problemi, ad esempio il museo artistico che ha reperti archeologici che valgono milioni di euro, che è chiuso da anni, cioè io sto da 5 anni in questa scuola, non ho mai visto il museo. E come se non bastasse, l'allarme che sta suonando ininterrottamente da 10 giorni. Anche ora sta suonando. Esatto, e che molte volte disturba anche le lezioni. E inoltre ci sono sempre i comuni problemi di edilizia. Ad esempio al secondo piano c'è il soffitto che è con l'acqua e quando piove ci troviamo a camminare nei corridoi che sono tutti allagati con pozzanghere d'acqua. Insomma, una situazione disperata. Sì. Facciamo un appello alla provincia. Ci dovete aiutare, per favore, non fate chiudere questa scuola, vi prego. È la cosa più bella che c'è, per favore.